Il Porto Sant'Elpidio batte 3-1 la Torrese e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno al termine di una partita che ha esaltato le caratteristiche della squadra guidata da Eddie Mengo, solida e cinica nello sfruttare le occasioni concesse dagli avversari. La Torrese, che in casa è stata quasi un rullo compressore durante la stagione regolare, gioca bene ma paga imprecisione e un pizzico di sfortuna che rendono ora quasi un'impresa la rimonta in casa marchigiana tra 8 giorni. Al comunale di Castelnuovo l'arbitro è Stefano Grassi di Forlì, Torrese in campo con Torbidone prima punta, supportato da Puglia con Maio e Chiacchiarelli che partono dalla panchina, nei marchigiani davanti ad Ani con Ruzziere e Cucù a dare supporto e sostanza alla fase di attacco. Cronaca, parte fortissimo il Porto Sant'Elpidio che trova subito il vantaggio, minuto 9 Cucù mette palla in mezzo all'area da sinistra, Adami anticipa tutti e batte Bruno. Accusa il colpo la formazione di Cristofari che reagisce al 21esimo. Petronio trova l'imbucata per Puglia, Gagliardini superato in velocità, prova a chiuderla in porta, Puglia si salva in corner il Porto Sant'Elpidio. 2 minuti dopo ci prova Dorazio col destro, si allunga Gagliardini e respinge con i pugni. Gli ospiti amministrano e la Torrese si fa rivedere al 30esimo. Tini dalla distanza va col destro e Gagliardini dice ancora di no. La ripresa si apre al 2° minuto, tiro cross di Pietro Paolo, c'è una deviazione, Gagliardini si salva ancora. Al 4° il Porto Sant'Elpidio passa ancora, errore di Petronio, Ruzier ne approfitta, entra in area sinistro alle spalle di Bruno e fa 2-0. A testa bassa ora la Torrese per rientrare nella gara, 9° minuto, cross di Tini, Torbidone di testa, fuori di poco. 11esimo corner da sinistra di Petronio sul primo palo, pallone che schizza su Maio appena entrato e poi finisce clamorosamente sul palo. 14esimo ancora Maio pericoloso, sinistro a giro dal vertice dell'area, palla fuori di un soffio. 26esimo torna pericoloso il Porto Sant'Elpidio, Pannichelli cross da sinistra, prova Ruzier, miracolo di Bruno, dal corner successivo va quasi a colpo sicuro Montserrat, Nardone sulla linea salva tutto. Alla mezz'ora gli ospiti vanno addirittura sul 3-0, Cucù difende palla in mezzo a 3, poi lascia partire un destro dalla distanza che inganna Bruno e porta gli ospiti in zona esaltazione. Torrese ancora viva però al 35esimo, siluro di Tini, vola Gagliardini e mette in angolo. 37esimo, palla in aria dalla tre quarti, sul tentativo di Stacchiotti c'è il probabile tocco col braccio di Stortini, Grassi lascia proseguire. 2 minuti dopo Chiacchiarelli trova lo spazio per il destro sulla respinta di Gagliardini, Nardone mette dentro, Grassi annulla per fuorigioco. 40esimo rientra in partita la Torrese, ancora Chiacchiarelli da sinistra sul cross, di nuovo Nardone che mette dentro il gol che tiene viva la gara. 44esimo, doppia occasione Torrese, Torbidone prova a bissare il gol col San Buceto, Gagliardini respinge, arriva Puglia, destro e palla alta sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero finisce 3-1 Porto Sant'Elpidio, applausi e fair play in campo in attesa dei 90 di ritorno in terra marchigiana.